tutti. Io ho una bandiera italiana, una cosa mi fa molto piacere. Ieri sono venuto in treno e in treno regalano i giornali, l'unico motivo per cui li ho letti. Uno di questi giornali è La Repubblica. È quello che danno in treno. Comunque, alla fine ci ha dato un'informazione importante, perché ha messo in prima pagina Draghi, scusate, ci sono sempre dei problemi tecnici, e poi non si capisce se sono tecnici o se c'è qualcuno che non ha fatto il cazzo. Comunque, il titolo della Repubblica è Draghi, i governi... Draghi, i governi senza riforme saranno cacciati. Allora Draghi è nella BCE, non è al governo, non si capisce che titolo lui chieda ai governi senza riforme che poi non sono qualificati, perché riforme, perché se la riforma è quella del Senato, dell'articolo 18, che riforme sono? Comunque questo signore è un banchiere, non ha nessun titolo di darci alcun ordine, né diretto né indiretto. Noi abbiamo trasformato una repubblica in una serie di porta voce nominati dalla Politano, anche qui non si sa che titolo, perché bisognerebbe passare attraverso le elezioni politiche, non attraverso Napolitano per nominare un presidente del Consiglio. Ne ha nominati tre, uno dietro l'altro, ma chi li ha nominati veramente? Lui o Draghi? Perché Draghi con questa affermazione, se lui dice che li caccia, vuol dire che li mette pure. Questo è un altro giornale, Corriere della Sera, sempre lo stesso giorno. Chi non crea lavoro sparirà. Quindi Renzi dovrebbe sparire subito. Perché qua non si tratta di creare lavoro, ma addirittura di farlo scomparire. Un po' come il mago Silva. I presidenti della BCE, i giovani vanno assunti invece che licenziati. Perfetto. Ma Draghi, chi non crea lavoro sparirà. Ma come fa a sparire? Se non ci sono elezioni politiche. Non si sa. Qui siamo arrivati ormai a delle persone che non sono neppure più dei portavoce, io parlo degli ultimi tre non eletti, ma nominati dalla Politano, e quindi parlo di Monti, di Letta e di Renzi, i quali non sono neanche più portavoce della BCE, ma sono portaordini della BCE, eseguono e basta. Poi volevo introdurre in questa cosa una storia personale che però credo che sia vissuta da molte delle persone che sono qui nelle loro famiglie. Il mio bisnonno è morto sul Piave. Mio nonno ha fatto 3 anni di partigiano. La mia sovranità nazionale non la negava nessuno. Dovevano venirsela a prendere, ma non con una lettera della BCE, con le armi, e ne ha fatto una volta. Io stasera volevo anche parlare del nostro sviluppo per quanto riguarda la rete, della partecipazione dei cittadini
però mi rendo conto che l'ora è tarda, la presentazione è anche un po' tecnica e probabilmente abbandonerete la piazza tra 5 minuti, quindi vi prometto di metterla sotto forma di video al più presto e di spiegarla. C'è soltanto una cosa che voglio riprendere da questa presentazione, che il motivo per cui viene fatta è avvicinare le persone, i cittadini, alle persone che sono all'interno delle istituzioni. Cioè parlo dei parlamentari, parlo degli eletti nei comuni, parlo degli eletti nelle regioni. Noi abbiamo fatto molte leggi in Parlamento e le abbiamo fatte meglio di quanto avremmo potuto, perché è ovvio che 10.000 teste pensano meglio di una, e quindi abbiamo fatto sì che le leggi proposte dai nostri parlamentari fossero possibili in termini di commento, di integrazione, di consigli in rete. Ne abbiamo già fatte molte su questo livello, ne stiamo facendo a livello di consigli regionali. Ci sono sicuramente delle cose da migliorare. È la prima volta che viene fatta nel mondo una cosa del genere, non è semplice come può apparire. Alcuni ci chiedono dei controlli sul voto, ci chiedono dei controlli sullo sviluppo. Daremo questi controlli esterni sul voto e sullo sviluppo, così poi, scusate, a questo punto non ci saranno più ombre sull'operato del movimento. Ad oggi, prima l'ha detto Beppe, noi abbiamo superato i 100.000 certificati digitali, cioè 100.000 persone si sono iscritte al movimento e possono, grazie a questo, fare delle azioni, come per esempio partecipare alla creazione di leggi nazionali oppure votare per il proprio consigliere. Noi siamo tanti, loro sono uno, forse mezzo. Grazie a tutti.